Bene, adesso ascoltiamo la canzone che ci viene proposta da Elio Tidu. Ci canta? Dai una spinta. Un applauso per Elio. È arrivato anche il momento di ascoltare la canzone che ci viene proposta da Francesca Cau. Allora Francesca, che canzone ci canti? Il pulcino ballerino. Il pulcino ballerino. Abbiamo ascoltato molte canzoni che parlano di animali. Allora, io vorrei sapere, se tu avessi la possibilità di trasformarti in un animale, che cosa vorresti essere? Che animale vorresti diventare? Un pulcino. Va bene. Allora, il pulcino ballerino Francesca Cau. Pulcino che zoppica bomba, brava,
benissimo. Ed è giunto il momento di ascoltare due simpaticissimi bambini, Alessandro Bissiri e Roberto Carta. Allora, chi è Alessandro? E tu sei Roberto. Allora, voi avete partecipato a questo nostro festival come cantanti, però avete visto che abbiamo anche dei musicisti. Se voi l'anno prossimo, per esempio, dovete partecipare come musicisti, quale strumento vi piacerebbe suonare? Batteria. Tu? Batteria. Dei batteristi. Angelo, l'anno prossimo. Allora, come si intitola la vostra canzone? Vale il gatto nero. Allora un applauso. Un coccodrillo vero, un bel agitatore, ti ho detto che sai. Musicale. Bene. L'iniziazione alla vita è quasi un inno alla libertà, il fascino di dormire sotto le stelle senza soldi in tasca, sono i temi dominanti di questa canzone. La canzone che il nostro gruppo ci suonerà si intitola Vagabondo ed è dei grandissimi Nomadi. Sempre ancora non può essere.
sembrava la città. Verso la fine di questo appuntamento e adesso ascolteremo la canzone che ci viene proposta da Stefano Puzzolu. Allora Stefano, come si intitola la tua canzone? 44 gatti. Ma tu a casa hai dei gattini? Sì. 44? No. Quanti? Però sono molti lo stesso, eh? Allora, 44 gatti, un applauso per te. Nella cantina di un palazzo, tutti i gattini senza padrone organizzarono una riunione per precisare la situazione. 44 gatti, via per sé, con esso di due. Grazie.